a tutti, è un, come dico sempre, indossare questa corona e questa fascia è stata e è un'emozione tuttora, in quanto è qualcosa di indescrivibile, provo ogni giorno emozioni diverse. Ovviamente qua sono molto contenta di essere qua e di essere accanto ad Antonio per la prima e unica tappa qui ad Avellino, e quindi sono molto contenta. Quali sono i progetti futuri e a che punto sta con il titolo? Allora, ho vinto da 6 mesi, quindi ho vinto il 10 settembre, quindi sono a metà strada, anzi forse un po' di più, e studio Fashion Product Management al Polimoda di Firenze. Ammetto che è stata una decisione mia di continuare a studiare per questo anno, anche se è molto difficile, però sono molto contenta e orgogliosa di me perché sto riuscendo a portare avanti tutti gli studi e ho fatto i primi esami del primo semestre con buoni risultati, quindi sono molto contenta. Abbiamo sfatato un mito, la Miss Italia che studia, insomma, cosa consiglia alle ragazze che si vogliono avvicinare a questo mondo? Abbiamo letto che lei è stata iscritta a questo concorso. C'è qualcuno che sogna di diventare Miss? Qual è il percorso che deve intraprendere? Beh, sicuramente un percorso bello ma anche intenso, e quello che dico è di rimanere sempre con i piedi per terra, di prendere tutto come un gioco, viversi l'esperienza nei migliore dei modi, e di trovare un proprio obiettivo, e se non è la strada di Miss Italia ci sarà altro. Una Miss molto sportiva, tifosa della Fiorentina? Sì. Un'ultima battuta, lo sport è importante nel mondo dei giovani, anche te hai fatto un percorso lunghissimo in ginnastica ritmica, cosa consiglia, diciamo, ai ragazzi come andare avanti nel mondo dello sport? Sì, esatto, io ho praticato ginnastica ritmica, ho fatto ginnastrada, ho partecipato ai campionati europei vincendoli. Dico che lo sport insegna, è una disciplina che insegna ad essere determinati e di arrivare al proprio obiettivo, quindi consiglio a tutti di fare sport il più possibile. Il motto di Miss Italia? Italia, ho detto, fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà, quindi direi questo, che è una frase del Piccolo Principe.